Come guadagnare soldi? Ho vari modi diversi. Non ha soldi. Come si fa a fare? Con il marketing? Che cosa possiamo fare? Bisogna farsi venire delle idee. Lasciate le idee e chi nei commenti qualcosa che viene in mente tua. In questo modo posso scambiare delle idee. Pronto? E allora, idea numero 1. La puoi fare online magari. Fai un tool e non ti costa livello di budget, ti costa lo sviluppatore, che te lo deve fare gattili traffico. In questo modo pensiamo agli strumenti per misurare la velocità della banda internet. Idea numero 2. Produrre dei contenuti, che poi vengono segnalati a qualcuno, che sia un giornalista, che sia un influencer o che sia un partner. Ovviamente, scusate, una premessa importante: notte, nessuna attività gratis al 100%. Il fatto che tu non spendi dei soldi per far marketing vuol dire che sia gratis, perché ci devi dedicare del tempo tuo, metterci, ok? Idea numero 3. Creare un contenuto basato sull'idea di trasformazione. Ad esempio, un tizio che ho visto un po' di tempo fa ha fatto un progetto che si chiama Expert in Air, esperto in un anno, filmato per un anno un tizio che non saper giocare a ping pong, per poi arrivare a, diciamo, essere in grado di giocare. Loro non hanno spacciato per se no non, in realtà era incapace, però senz'altro è migliorato dopo un anno che sei allenato. Quel video lì di questo ragazzo qua ha fatto 7 milioni di visualizzazione, 7 milioni di visualizzazione su YouTube, ed è una cosa che conquista, perché vedere la trasformazione conquista l'essere umano. È un prodotto che gli è costato zero dal punto di vista della promozione, ma mi è costato chiaramente come sforzo, però risultato ottimo. E questo, alla fine dei conti, deduco che ti viene dal suo libro e ti venga il suo metodo per diventare esperti in un anno, un contenuto basato sul concetto di impresa. Quando David Blaine è l'illusionista, e si è messo in questa scatola di vetro per un paio di tempo, l'impresa è impossibile. In quel caso il suo marketing magari fa il ballerino e la tua impresa è metterti in piazza Duomo e ballare per 15 giorni di fila senza interruzione qualunque tipo di musica possibile e immaginabile a comando H24. Ce la farà, prima però è l'impresa cosa? E diventa notizia. Idea numero 4. E il contenuto basato sul concetto di sorpresa. Vi ricordate il video Free HUGS abbracci gratuiti, il video storico bellissimo, vecchissimo? In questo caso c'era uno che andava in strada, veniva firmato, tirava fuori il tuo cartellino abbracci gratuiti, visualizzazioni, fotocopiato come formato in tutto il mondo. In quel caso si balla, studia della sorpresa. È una cosa spiazzante che di solito non succede quando cammini. Idea numero 5. Sempre sul tema di creazione di un contenuto e l'idea del virtuosismo, altro video storico. Vi ricordate il tizio che faceva la storia della musica in un tot di minuti, ballava alcune canzoni storiche con le mosse di quel periodo storico? Era molto carino, molto divertente, fece un botto pazzesco ed è stato uno dei video più visti su YouTube. E in questo modo uno può creare virtuosismo. Sei magari un imitatore, imitazioni in 100 secondi, c'è un sacco di video così, molto bene. Idee solo per te che sta qui fini adesso. Bonus: ad esempio su Instagram di usare la geolocalizzazione, che arriva in quei 2 minuti, ne parla Instagram, e più o meno funziona così. Se tu vai su Instagram, ok, faccio vedere, vai nella ricerca e cerchi per luoghi, ti escono in ordine di popolarità i posti interessanti. Allora quello che puoi fare è andare a vedere quelli che tra questi hanno una community vera e una community magari numerosa e una community in linea con quello che fai. Facciamo un esempio che
Ami persino il trainer può usare questo per contattare magari questo tizio qua che fa le corse, o fai un paio di sessioni in palestra magari se crei un buon rapporto il vecchio con tutti ne parli e gli dà visibilità nella zona su un pubblico, che interessa al persino il trainer in questione. Idea numero molto simile sempre basata sul concetto di regalo a prescindere da Instagram è quello di regalare un prodotto talmente utile figo per l'influenza di turno sperando che questo ne parli magari sei uno che fa ritratti mandi il tuo ritratto ai 50 principali investitori della Silicon Valley senza chiedere nulla in cambio magari questi se lo mettono in casa e il tuo ritratto lo vede Mark Zuckerberg la prossima volta. Ti chiama Mark dice va bene Mag 2 migliori devi chiaramente fare dei bei ritratti se no non se li fila nessuno consiglio. Grazie mille per la visualizzazione, ti vendo nella prossima puntata io sono Enrico Duplicazione, arrivederci ciao.